tutto è pronto. Abbiamo anche l'altro Massimiliano Nebuloni che ci racconterà le emozioni e le strategie di Nevio Orlandi. La regina deve crederci, l'Inter non deve sbagliare. 90 minuti che ovviamente immaginiamo con la coda dell'occhio, come si dice, magari anche gli juventini vorranno vedere, perché il segnale forte lanciato ieri contro la Roma è di quelli che in qualche modo dimostra che la Juve è ancora in condizione, anche se l'Inter fin qui ha dimostrato di essere in assoluto controllo e dovrà confermarlo fin da oggi pomeriggio. Primo pallone della gara controllato dalla regina con Valtesse, cerca un po' di profondità. Vediamo subito come si sistema la regina per capire la posizione di Adejou, che parte mi sembra molto largo a sinistra, forse per contrastare Maicon. Eccolo qua, infatti ha già fatto già pressi qua, vedi? Adesso vedremo sul primo retropassaggio, o meglio sul primo rinvio da parte di Giulio Cesare, ma la sensazione è che Costa giochi molto basso, quasi a fare una difesa a 4 con Lanzaro opposto, e che poi ci sia un centrocampo a 3 con Adejou che faccia da raccordo rispetto ai due giocatori più offensivi, che sono ovviamente Cozza e Brienza. Subito Ibrahimovic va a cercare l'inserimento di Mancini, trova una buona chiusura da parte di Santos, prova a salire la regina, palla verso Adejou. Fatto l'esordio in campionato al posto di Sesto il primo marzo, un quarto d'ora per lui in quella circostanza. Beh, la regina ha un vantaggio, cioè ha una caratteristica, se tenere la palla, fare geometria a centrocampo partendo tutti da lontano. Si è sgonfiata la rotondetta. Si è sgonfiata, La rotondetta, si è preso un'altra. Tante volte queste sono troppo grasse, grazie a tutti. Stankovic, che non è al meglio, ma ce l'ha fatta a recuperare, ovviamente è una garanzia per Mourinho. Per Jimenez un'altra occasione persa, lui che ha dichiarato di sentirsi un po' un fantasma. Palla verso Mancini, ecco Ibra, però viene fermato all'intervento intelligente di Barreto. Prova a ripartire la regina, Santon, subito con la personalità non di un bambino ma di un grande giocatore. Bambino ovviamente è il soprannome che dietro da Mourinho. Santon può provare a puntare l'uomo, si tratta di Valdés. Ancora il lavoro di Santon, Mancini si lascia scavalcare, poi c'era Stanco vicino a Guato, ma ha chiuso bene la regina che può ripartire con la Adejou. Da quelle parti c'è Maicon. Può essere anche che la scelta di Adejou a sinistra da parte di Orlandi sia per contenere la fisicità di Maicon. Che bravo, gran lavoro. Che bravo Adejou. Tecnicamente si vede chiaramente che è uno bravo. Barreto. Quindi il tocco. Ecco qua. Quello che dicevo verticale io. Per Barilla. Attenzione a Barilla che può provare lo spunto. È buona ancora l'apertura in sinistra. Giulio Cesar che risponde subito a Brienza, primo squillo regino, non è finita ancora la possibilità per Barilla che potrebbe andare al cross dentro, c'è anche Cozza, poi invece la conclusione subito Giulio Cesar. Che occasione per la regina, straordinario tiro per la parata di Giulio Cesar, che non ha parato lateralmente, e lì c'era, mi pare, Cozza se non mi sbaglio, che era sulla traiettoria ma non è riuscito a prendere il pallone. La regina si gioca, come ho detto io, tenendo la palla, facendo geometria, mette in difficoltà sicuramente la difesa dell'Inter. Si gioca palla alta, sicuramente non hanno molto da fare. Ha dimostrato di saper partire subito forte, anche se qui il tentativo da parte di Barreto termina larghissimo, e dunque si ripartirà con una semplice rimessa dal fondo a favore di Giulio Cesar, già protagonista della gara. Mentre eccolo qui Barreto, il paraguaiano, grande esperienza anche a livello di nazionale, con le sue 34 presenze e 2 gol con la maglia del Paraguay. Gli appunti di Mourinho, le prime riflessioni su questa sfida. Qui Ibra spinto secondo l'arbitro. Per Ibra record già stabilito, 17 gol in campionato, potrebbe puntare anche al titolo di capocannoniere, lui che non ha mai conquistato questo trionfo in una carriera già luminosissima. La regina sta partendo molto bene con questi giochi così, no? E poi improvvisamente uno entra sulle spalle della difesa. Guarda che stanno facendo molto bene, tenere la palla a terra. L'apertura verso Adejou, riesce a tenerlo fisicamente Maicon, ma ha rischiato qualcosa qui l'Inter. È pronto al rinvio Maicon e poi preferisce appoggiarsi su Rivas. Ecco, volevo dire che la regina sta giocando giusto, se continua a giocare così crea dei problemi, perché tenere la palla, entrare in triangolazione come stanno entrando, tra l'altro devo dire che qui ha mancato Adejou, ha mancato i palloni per un pelo, perché è stato molto bravo Maicon lì a intervenire. Maicon, quindi il tocco per la Viessanetti, oggi per lui è un giorno che rappresenta un ulteriore passo verso la storia, è il giorno del sorpasso, ma il sorpasso soltanto numerico, perché una figura come quella di Giacinto Facchetti è impareggiabile per definizione, però oggi è una giornata indimenticabile, il giorno delle 635 per la Viessanetti con la maglia dell'Inter, una più
grande Giacinto Facchetti. Tanto ha provato l'Inter a spingere sul lato di sinistra, ma è arrivata la chiusura nei confronti di Santon, che andrà alla rimessa laterale. Si fa vedere e riceve Muntari. Forse la gamba alta qui da parte di Barreto, tutto regolare per l'arbitro, buona ancora la giocata, la possibilità per il cross a cercare Ibrahimovic, che può controllare, dentro c'è anche Mancini, possibilità per uno contro uno, c'è Costa in pressione su di lui, Ibrahimovic chiuso, sarà rimessa laterale. Bravissimo il difensore della Regina, perché non ha boccato la finta, ha tenuto molto bene la palla, perché Ibrahimovic in uomo contro uomo va via sempre. Eccolo qui ancora, spalla alla porta, il tocco verso Maicon, c'è Mancini poco lontano, dentro c'è la Balotelli e Stankovic, prova ancora Maicon, grande accelerazione in mezzo a tre, viene disturbato alla fine dall'intervento di Barilla, che tocca per ultima, sarà dunque calcio in angolo per l'Inter. 5:20 sul cronometro, una prima occasione per la Regina, adesso l'Inter prova a spingere, rivediamo la poderosa iniziativa di Maicon. Ha visto l'ultimo tocco del difensore, sembrava quasi fosse Maicon a toccare l'ultimo, però avevano tutti e due i piedi vicino al pallone. Ibrahimovic, Stankovic, Maicon, tutti a saltare, va Balotelli, colpo di testa, allontana il pallone, forse non in maniera definitiva, infatti c'è bisogno di un secondo colpo di testa, sempre da parte di Santos, poi il pallone verso Cambiasso, 1-0 Inter, El Cucu. Ha dormito la difesa della Regina, lasciando completamente solo Cambiasso, che era quasi fuori gioco, non era fuori gioco perché l'assistente dell'arbitro era, almeno sembrava, io pensavo che avesse fischiato perché sembrava che fosse l'ultimo uomo dietro là, bisogna vedere quando è partito il pallone, perché è importante questo. E adesso rivedremo, terzo gol stagionale, ecco, dobbiamo tornare un attimo indietro nel momento del suggerimento, vediamo se tocca. Comunque, c'è un piede lì che qui sembra fare in posizione regolare. Io vi ricordo quello che è il regolamento, regolare. Parte, escluse le braccia, escluse le mani che ovviamente non possono colpire il pallone, qualsiasi parte del corpo sia oltre l'ultimo difensore di quelle che possono giocare il pallone determinano la posizione di offside. Qui la sensazione è che Lanzaro tenesse comunque in gioco il centrocampista dell'Inter, anzi dobbiamo dire il difensore dell'Inter, visto che gioca da centrale al fianco di Rivas, ha trovato il terzo gol per lui in stagione, il secondo in campionato dopo quello col Bologna. In questo caso possiamo dire difensori, centrocampista, attaccanti, perché sì, fa tutto. Ha fatto un gol da centravanti, visto come ha toccato molto bene col piede destro spiazzando il portiere della Regina. Molto bene, Cambiasso è un giocatore che può giocare in qualunque posizione. Un giocatore straordinario che quest'anno si è sacrificato in un ruolo un pochino più difensivo, certamente. Sai, avere un giocatore. Lo scorso anno è stato protagonista di 8 gol in stagione, 6 in campionato, in 43 presenze complessive. Quest'anno è a quota 3, nelle 2 in campionato più quella contro il Genoa in Coppa Italia. Ma in quella azione lì precedentemente, guarda come va via questo Adesso. Gran giocata, posizione irregolare che ferma Cozza, e anche qui rivedremo ovviamente. Qui c'è un po' dubbio, però è più fuori gioco che no, però da rivedere non sarebbe male, perché molto bravo questo giocatore qua, questo colore di giocatore della Regina. Adesso ha avuto fin qui un buon impatto proprio fisico sulla partita, appena sarà possibile ovviamente. Non si vede. La battuta del calcio di punizione, palla verso Mancini, appena ci sarà ovviamente un attimo di pausa, rivedremo questa situazione di offside sanzionata nei confronti di Cozza. Intanto il possesso di palla è per l'Inter con Rivas, quindi Maicon prova a verticalizzare, Balotelli non può arrivare su questo pallone, c'è la chiusura comoda da parte di Santos che lascia sfilare oltre la linea di fondo. Eccolo qua, vediamo se c'era la posizione di offside, anche se questo è il momento, forse qua c'è stato qualcuno il pallone, vediamo se c'è la riga dell'erba che si vede chiarissimo. Pronto per il rinvio Puggioni. Pensavo che aveva iniziato bene la Regina con due azioni bellissime, l'Inter non aveva fatto ancora un'azione pericolosa, la prima che è capitato, tra l'altro è mancato in quell'azione di Rivas che era completamente, aveva mancato un pallone da gol. È arrivata la chiusura intanto, rimessa laterale per l'Inter, è stato bene a sottolineare la partenza positiva della Regina, poi però alla prima occasione l'Inter ha trovato il gol del vantaggio e questo ovviamente cambia anche tatticamente oltre che psicologicamente la partita. La mossa di Adesio fin qui è stata assolutamente positiva, con la sua fisicità sull'auto di sinistra sta giocando in pratica da esterno alto di centrocampo. Sì, sicuramente darà molto lavoro a Maicon perché lui parte molto bene, fronte all'uomo, tecnicamente molto valido, bello questo stop qua. Di Mancini che fa un grande lavoro, attenzione alla possibilità, c'è Balotelli che si fa vedere in mezzo, c'è anche Ibra dall'altra parte, va giù, calcio di rigore, le proteste dei giocatori della Regina. Lanzaro Valdés ha ammonito per protesta. Devo dire una cosa, che Mancini quando va in grande forma punta l'uomo così,
dentro dell'area o fuori dell'area, sicuramente o va via o lo fermano. E qui è stata una la sua caratteristica migliore, quella che lui non ha mai applicato nell'Inter da quando è venuto, è proprio quel tipo di gioco qua. Guarda come va via, l'ha preso il ginocchio, contatto, vediamo anche questa immagine, i piedi e il ginocchio, sembra ci sia senza nessun dubbio il contatto, molto lontano dal pallone, eccolo lì, l'ha agganciato i piedi in modo. Tutto è pronto per Zlatan Ibrahimovic sul punto di battuta del calcio di rigore, parte Ibra, 2-0 Inter, partenza coi fiocchi, 600 secondi, due gol per l'Inter, Ibra che sale ancora con il 18° gol in campionato, sta insidiando Di Vaio con 19 gol, però devo dire che il rigore tirato così in raso terra dà la possibilità ai portieri di arrivare sempre in ritardo, se tu tiri a mezza altezza lui ha un movimento più veloce nelle mani, invece così può anche anticipare la caduta ma non riesce a prenderla perché è molto difficile, sono i rigori più difficili da parare. 2-0 dunque per l'Inter che dimostra evidentemente di far valere la differenza, subito messo sul piatto la distanza enorme che c'è in classifica fra queste due squadre, davvero incredibile il fatto che la Regina sia sotto di due gol dopo la partenza comunque più che dignitosa che avevamo sottolineato, poi però se si concedono queste opportunità alla fine si paga. Tutto pronto per la rimessa laterale da parte di Maicon, difficile adesso che la Regina possa rimettersi in piedi anche se in realtà mancano 79 minuti, quindi insomma farà bene non perdere uno spirito positivo la squadra di Orlandi. Qui intanto Balotelli con l'intervento irregolare ai danni di Costa, calcio di punizione già battuto. Sì, la difesa è difficile marcare due giocatori come Balotelli e Ibrahimovic dentro in area, anche gli altri giocatori che vengono di dietro, però devono stare un po' più attento, soprattutto nel primo gol. Il lavoro da parte di Cozza, c'è Brienza dentro, sei anche Barilanca, Reggio, palla dentro, buona iniziativa ancora poi a Viessanetti da terra che riesce ad uscire con un grande dribbling su Barilla, numero di Aviessanetti nel giro delle 635 nerazzurro, palla per Mancini che può provare a ripartire, vediamo se punta Valdez, arrivano quattro giocatori della Regina su di lui e alla fine Barilla riesce a recuperare il pallone, c'è qualche problema per Santoni intanto. Sì, si è scontrato non so se volontariamente con un avversario, se è stato l'avversario che ha buttato giù a terra, comunque si è, ha preso una botta forse nel ginocchio, nel piede. Eccolo qua Santon, ieri sono molto chiaro in conferenza stampa Mourinho, mentre rivediamo, questo è il momento, c'è il tocco sicuramente, posizione regolarissima di Cambiasso, perfetto ancora una volta nostra story che ci mostra come Lanzaro tenesse in gioco, dunque qui non ci sono dubbi. La Regina intanto ha già avuto due occasioni da gol, perché questa qua poco fa è un'occasione chiara da gol, questa qui hanno avuto in pratica due occasioni per uno, però la differenza è che non hanno l'Inter fatto. Ha segnato, la Regina no. Mentre intanto sbaglia Costa, adesso rischia di unirsi un po' la formazione di Orlandi che però ha dimostrato con l'azione precedente di essere ancora mentalmente in partita. Pronto Maicon, andiamo proprio dalle parti di Orlandi con Nebuloni, Massimiliano. Sì Pierluigi, perché Orlandi insomma cerca di non abbattersi, soprattutto è importante che non lo facciano i suoi giocatori, vuole che Adejo e Brienza stiano larghi, molto larghi sugli esterni, questo per allargare la difesa dell'Inter, Cozza deve accorciare verso centrocampo e poi devono inserirsi due centrocampisti che giocano un passo avanti rispetto a Carmona, cioè Barilla e soprattutto Barreto che ha un gran tiro da fuori, deve cercare la Regina di riaprire la partita con queste armi. E fra l'altro c'era già riuscita nella gara d'ondata, ricorderete che l'Inter andò avanti in due gol a Reggio Calabria, poi la Regina riuscì a pareggiare e all'ultimo minuto ci fu il 3-2 decisivo di Cordova, pallone troppo lungo, troppo largo e profondo per Adejo che ringrazia comunque i compagni. Ma avete visto cosa è successo? Ha perso la palla e ha recuperata senza commettere fallo con uno scivolone, bravissimo questo ragazzo qua. Nota sicuramente positiva per questi primi 13 minuti e mezzo. Tocco verticale, infine il pallone viene addomesticato da Barreto dopo il tocco di Brienza, Montari il duello fisico, Brienza mette in movimento Barilla, si fa vedere Cozza e anche Adejo, il tocco per il nigeriano, buono il lavoro di Adejo direttamente verso Brienza, trova la chiusura, sarà rimessa laterale a disposizione della Regina che rimane in zona d'attacco, andrà Costa, Reggiano cresciuto proprio con la Reggiana, cresciuto molto con Bruno Giordano anche sul piano della spinta, numero 3 della Regina, scivola, fatica ma alla fine difende bene il pallone Cozza, poi Barilla con il tocco verso Reggio che è impreciso, qui un po' leziosa l'Inter, Rivas, poi Aviessanetti, ecco Balotelli insolitamente a destra, stanno scivolando il numero di Balotelli, se ne va via Super Mario, poi viene chiuso molto bene l'intervento di Barilla.
Ma sto dicendo che stanno scivolando soprattutto i giocatori della Regina, si vede che non hanno considerato che il campo era bagnato, forse hanno messo dei tacchetti molto bassi, però anche qualche giocatore dell'Inter sta scivolando, e stranamente perché anche ieri in Roma Juventus scivolavano molti giocatori. È la primavera, Giuseppe, sì. Cambio di stagione. Andiamo dalle parti di Paventi, o meglio di Mourinho, con i suoi primi appunti. Andrea. Sì, Mourinho molto tranquillo, lo si capisce anche dal fatto che ha riempito soltanto un foglietto del suo taccuino, poi ha smesso l'1-2 evidentemente dell'Inter, ha dato abbastanza tranquillità anche a lui. L'unica indicazione sono per Mancini, farsi vedere un po' di più, lo vede abbastanza mobile, abbastanza in palla, quindi vuole che giochi il pallone tra i piedi come ha fatto nell'occasione del rigore, e poi Balotelli più convinto, così come ha fatto nell'azione di qualche minuto fa. Insomma, lui può chiaramente creare degli spazi importanti all'Inter, ora deve farsi dare anche lui il pallone e puntare l'uomo perché lo sa fare. E immaginiamo che la convinzione non possa che essere cresciuta, visto la partenza a razzo dell'Inter, mentre intanto c'è Montari fermo a terra, pallone che viene spazzato via da Stankovic, e dunque si ripartirà con la rimessa laterale della Regina, che restituirà evidentemente il pallone. È bello che il pallone non è uscito, No, è rimasto sulla linea, ma il gioco è fermo, è stato fermato dall'arbitro. Eccolo qua sulle Montari, rivediamo l'origine del suo problema. Intervento alzato un po' la gamba, ha alzato un po' il piede di Cozza, l'ha preso forse il ginocchio. Tira martello, però insomma sembra in condizione di riprendere il suo posto in mezzo al campo. L'Inter non può permettersi altra emergenza, c'è Vieira a disposizione in panchina. Vieira che ha avuto una delusione per la non chiamata della Francia, perché sì, è un giocatore importantissimo, ma Domenech è un po' strano quello, eh sì, evidentemente avrà fatto la mappa astrale e avrà visto che Vieira in questo momento non è a posto, mentre intanto c'è l'ironia di tipo alimentare dei tifosi della Regina in quello striscione. Pallone che viene restituito all'Inter fra gli applausi di Avie Sanetti e di Maicon. 2-0, 16-30, continuano a saltare i tifosi della Regina in una bellissima immagine che ci racconta la passione. Anche sotto di 2-0, anche con 46 punti in meno del tuo avversario, puoi startene a 900 km da casa e crederci ancora. Stankovic, palla verso Ibrahimovic, era già arrivato Mancini, tocco buono per Montari che cercava proprio Mancini, il rimbalzo è buono per Stankovic, quindi Balotelli che aggancia bene questo pallone, tre in pressione su di lui, palla buona per Maicon, impreciso il tocco verso Balotelli, qui mi sembra colpa di Maicon che di Balotelli. Sì, è vero che è stato Maicon da tirato forte, però Balotelli non stava molto attento. Insomma, tutti e più, attenzione, qui invece è molto attento Balotelli, recupera il pallone, c'è Ibra dentro, troppo facile. È il gol più facile da fare per Ibrahimovic, è stato molto bravo. Guarda, i difensori della Regina, oltre che scivolare, sono molto ingenui, si è creato queste due o tre palle a gol incredibili. E lì il solito discorso, José, sul controllo di palla, abbiamo visto brutto controllo di Santos in una zona di campo molto pericolosa. Allora, tu hai fatto bene a ricordare, perché nel manuale del calcio, la pagina 1, 2, 3, attenzione. Sì, Santon che può disegnare ancora una bella giocata per Ibrahimovic, palo, e poi io non ho capito cosa è successo. Ha picchiato il palo e è venuto fuori. Tutti i tifosi qui di vicino a noi si hanno già alzato gridando gol. Rivediamo, guarda, grande giocata di Santon. Ibra con il piazzato, pallone che non entra mai, con una traiettoria stranissima. Quando i pali erano quadrati, queste palle andava dentro. Colpa di testa di Montari in anticipo su Cozza. Barreto, Inter vicinissima al gol del 3-0. La difesa della Regina sta passando molto male con le avanzate di Ibrahimovic, di Balotelli e anche di Maico. Cozza. Mamma mia che passaggio, questo è... Viene tenuto in campo in qualche modo a Brienza, che prova a riproporre questo pallone dentro, poi Stankovic è cambiato, si ostacola, una Cozza prova la magia, Rivas mette fuori, pallone che viene fatto rimbalzare, alla fine c'è l'intervento di Carmona, si riparte prima da Valdés poi da Santos che non deve fare altri errori, stavolta c'è il fallo di Stankovic, Santos protagonista in negativo qualche istante fa con Balotelli, ha rischiato anche qui, però c'è il fallo evidente di Stankovic. Calcio non lo puoi mai dividere in reparti, in un gioco di reparti, ma fin qui la Regina male soprattutto dietro, direi, mentre davanti qualche trama interessante si è vista. Rivas, perfetto nell'intervento a spazzar via. Non lo so se sono impacciati, se sono che scivolano, stanno per... non sembra molto contento. No, non sembrava entusiasta.
probabilmente è soltanto concentrato. Costa, dentro si fa vedere Cozza, Costa riesce a saltare via Sanetti, ancora Costa, buono il suo spunto, pallone troppo lungo per Barreto, Brienza prova a riproporre, va a cercare ancora Costa, che otra, la terza occasione da gol, bastava stoppare la palla, lui aveva il vantaggio sul difensore, chiaramente portava via la palla leggermente, poteva anche causare un rigore. Guarda un po' se, quello che dico, guarda, bella palla di era in vantaggio, non se la porta la palla avanti, ma è come costretto o fare fallo o la saluto in aria. Buono comunque il lavoro della regina qui con il gran tocco di Brienza per Andrea Costa. 27 presenze, 28 quest'oggi, un gol, quello in casa contro il Catania nella sua stagione, comunque più positiva, il giocatore più schierato della regina di quest'anno. È un peccato che c'è questa differenza tra della squadra, un squilibrio, no? Bene in attacco, male in difesa. Eh sì, molto sbilanciata, dietro ha faticato tantissimo. Abbiamo sottolineato la scelta comunque coraggiosa di Adejo, quindi di tre giocatori comunque con caratteristiche offensive, fatta da Orlandi, non aveva funzionato male. Poi è chiaro che se nel calcio soffri così tanto dietro, alla fine si trova in grande difficoltà. Adie Sanetti è andato bene a chiudere su Costa, quindi Maicon, elegantissimo, guadagna qualche metro. C'è Balotelli che potrebbe ricevere, il tocco invece è su Montani. L'apertura per Santon, va a prenderlo Brienza. Testa alta, grande personalità, grande qualità tecnica. Qui ha sbagliato Maicon, palla buona per Adejo. Salta in qualche modo a via Sanetti, che rimane fermo a terra. Si gioca intanto, Cozza, possibilità per Cozza, si coordina a destro, alto, non di molto. Lui tira bene, se si apre l'occasione per tirare. Si è fatto male Zanetti? Sì, no, ma si è rialzato. Ah, ce l'ha con Adejo. Sì, perché sono scontrati lì, chiaramente. Costa tira molto bene, se si prepara per il tiro è importante. Devo dire una cosa. Si è lamentato Giuseppe Zanetti perché voleva che il pallone fosse messo fuori, ma noi ricordiamo, il regolamento è molto chiaro, l'arbitro ferma il gioco, se non c'è fallo ovviamente, ferma il gioco soltanto se c'è un problema grave, per cui si devono entrare subito i soccorsi, altrimenti lascia giocare. Questo è lo spirito del gioco, è stato più volte ribadito, cioè non toglie che il giocatore poi possa mettere volontariamente il pallone in fallo laterale comunque, ma insomma lo spirito del gioco è quello di giocare se gli infortuni non sono gravi. Andiamo a bordo campo alle parti di Orlandi con Nebuloni. Max. Sì, l'allenatore della regina ha applaudito a De Jong, ovviamente non per il fallo su Zanetti, ma perché sta interpretando la partita con grande personalità e soprattutto perché piazzandosi in quella posizione non ha praticamente arginato benissimo Maicon. E poi ha chiesto ai due centrali di centrocampo che stanno un passo avanti rispetto a Carmona di dare una mano, di essere più reattivi quando rientrano, perché è vero che sono un'arma in più nel palleggio quando la regina in possesso di palla, ma quando l'Inter contrattacca naturalmente soffre molto la squadra di Orlando. Eh sì, e questo è stato il problema numero uno fino a questo momento per la regina in questi primi 23 minuti, un quarto di gara che se n'è andato. Ibrahimovic sul punto di battuta di questo calcio di punizione, dentro ci sono Mancini, Cambiasso, Stankovic e Balotelli. Pronto ad andare Ibra, scivolando. Ma scivolano tutto, non riesco a capire se hanno messo i tacchetti bassi o è il terreno, perché io sono stato dentro in campo, ma non mi sembra così molle, non sembra così bagnato. Ci sono più giocatori della prima volta e tu non saresti mai scivolato, Giuseppe, diciamo la verità. Noi avevamo dei tacchetti ancora peggiori di questi. Immagino. Palla buona per Cozza, lo stop a seguire, non era una cattiva idea, ma Maicon è intervenuto bene. E allora Stankovic con questa possibilità. C'è Ibra che si apre, può ricevere, Montari e Balotelli si propongono centralmente, c'è anche Stankovic a sostegno, palla dentro verso Montari. Il colpo di testa da allontanare da parte di Barreto. Poi c'è un altro colpo di testa giudicato irregolare di Carmona, altro calcio di punizione, Balotelli ha qualcosa da dire a Lanzani. Ma mi sembra che i salti di testa di tutti e due sono stati più o meno uguali. Non a meno che, ecco, infatti, ecco, Cozza, brutto muso con Balotelli. Beh, io vorrei rivedere perché, sai, non mi sembra tanto. Ecco qua, non c'è nessun fallo qua. Allora, sì, spalla per spalla. Tutti e due a caccia del pallone. Forse un braccio che leggermente, ma non era. Ecco qua, vedi. Lì, qui Balotelli ha qualcosa da dire all'avversario diretto, allora arriva Lanzaro. Non riesco a capire esattamente il labiale, però, insomma, non erano esattamente parole d'amore. Sai che io volevo, mamma, poi volevo dire una cosa, guarda, io ho passato sulla mia pelle. Santon si impara a giocare con piede sinistro e diventa titolare fisso della nazionale. Io penso che Mourinho deve pensarci molto. Prodigioso quello che ha fatto Santon in questo inizio di 2009. Attenzione a Ibrahimovic,
fatto un po' così l'altra volta. A 109 km orari, quindi preparate il contachilometri. È pronto Zlatan Ibrahimovic, tutta la leggina difesa dalla propria area di rigore. Parte Ibra, trova la barriera. Alla caccia del pallone va Maicon, vince il duello Barilla e spazza via. Prova a ripartire la regina che sul piano dell'orgoglio non è scesa male in campo, però poi dietro soffre troppo. Ancora Muttari, vince il duello, palla verso Mancini, è arrivata una buona chiusura da parte di Carmona. E allora ancora la regina può provare a ripartire con Costa. Brutto passaggio, Stankovic interviene, poi può provare ancora a impostare sempre con Costa. Fanno dell'ingenuità incredibile la difesa della regina, anche buttano via la palla, dove almeno se tu devi lanciare la palla la lanci verso qualcuno in quella direzione, invece lanciano la palla dove non c'è nessuno. Quando cambia gioco, gioca palla lunga, diventa deleterio per la squadra. Quando giocano, tengono la palla a terra, sono pericolosi. Attenzione, Mancini, palla verso Ibrahimovic, lo stop a seguire, Balotelli viene anticipato, arriva l'intervento di Stankovic che raccoglie, quindi Maicon, la pressione via di giù. Il tocco verso Balotelli, ancora Balotelli che difende questo pallone sulla pressione di Barilla, lo salta, ci sarà calcio di punizione per l'Inter, arriverà il giallo per Barilla che si scusa, stanno saltando di netto. Non mi è sembrato un intervento cattivo quello di Barilla, il problema per lui è stato che Balotelli ha fatto una gran finta e se n'è andato via. È vero, ma aggiunge che è in ritardo anche in ritardo, perché quando ti entra in ritardo inevitabilmente si tocca l'avversario, commette fallo. È entrato in ritardo, aveva già. Tra l'altro sono due gialli, quelli di Valdés per protesta e quello di Barilla per gioco falloso, che pesano, erano entrambi diffidati. Gli altri due diffidati sono Costa e Campagnolo, che ovviamente non c'è. La battuta da parte di Balotelli, con una mano l'intervento di Puggioni. Quindi Brienza che difende il pallone dall'assalto di Santon, trova il corridoio per servire Carmona. Ancora Carmona, fatica, combatte su questo pallone, alla fine stavolta l'arbitro dà ragione alla regina. 26 minuti abbondanti sul cronometro di questo primo tempo, è 2-0 Inter. Barreto, vedi la regina quando gioca così, guarda come fanno, sono bravi. Però Santon, un altro grande intervento, palla buona verso Balotelli, davanti c'è Ibrahimovic, a sinistra c'è Mancini, Balotelli punta all'uomo, ancora Balotelli, la sua discesa libera viene interrotta da una buona copertura da parte di Lanzani e allora riparte la regina. È stato bravo che non si è buttato per terra, perché in quelle circostanze, in quei casi Maicon in vantaggio sulla Reggio, ma qui l'errore è stato di Costa che ha servito un pallone troppo timido. Poi tocca il nigeriano, è l'ultimo a toccare, la rimessa laterale per l'Inter. Inter che nelle ultime 72 partite giocate in campionato in casa ha segnato 71 volte. Mourinho non perde in campionato in casa da 7 anni, 23 marzo del 2002, Porto Beiramar 2-3 finì quella partita. Da quel momento in poi, con le sue squadre in campionato tra Porto, Chelsea ed Inter, 92 vittorie, 20 pareggi, sconfitte 0, come direbbe lui. Ibrahimovic, Maicon, ecco Muntari, Cambiasso voleva il pallone sui piedi e viene accontentato. Tocco di ritorno verso Muntari. Ibrahimovic, quanto spazio a disposizione. Ancora Ibra verso Stankovic, sbaglia la misura. Facile il controllo per Puggioni, prova subito a ribaltare dall'altra parte, a cercare il contributo di Cozza che domestica bene il pallone. Cambiasso senza fallo, pronto per il rinvio. Giulio Cesar, altra stagione magica per lui, cresciuto tantissimo. L'Inter adesso mi ha accelerato un po' di più, non gli danno più quello spazio che avevano prima i giocatori di centrocampo della regina, perciò c'è un dominio totale adesso. Balotelli, c'è la sovrapposizione di Santon, Balotelli però non riesce a girarsi, allora Muntari cerca proprio Santon, grande idea, pallone poi schizza via, viene controllato bene dall'intervento di Valdés. Ma lì è stato Brienza che non ha seguito il suo avversario. Via Sanetti con l'anticipo su Barilla, ancora via Sanetti di forza, via Sanetti fino in fondo, via Sanetti chiuso con l'intervento di Costa. Stava per fare un gol alla Maradona, partito da lontano. Ragazzo straordinario per temperamento, per carattere, per disciplina. Ai ai ai. L'intervento a mettere il pallone in fallo laterale con lo scontro. Vedete, smorfie di dolore per Ciccio Cozza, fermo a terra. Vicini alla mezz'ora del primo tempo, il contrasto fortuito mi è sembrato con Rivas, tutti e due a calcio del pallone. Prima mezz'ora di gioco con l'Inter avanti di due gol, stiamo rivedendo in ritardo.
con la gamba destra l'intervento da parte di Cozza, arriva a stare in vantaggio. Doloroso, eh? Sì, perché lui stava girato, non ha visto arrivare Rivas. E Rivas è entrato malissimo, era pericolosa l'entrata di Rivas. Torniamo a bordo campo, Nebuloni. Sì, a proposito del campo, una curiosità, Pierluigi, perché dalla regina sottolineo che quando hanno giocato contro il Milan all'inizio di febbraio praticamente il campo teneva e nessuno scivolava. Il problema è che il campo è stato innaffiato prima e dopo il riscaldamento e l'effetto, ci hanno detto, è quello generato da un temporale estivo. Il fondo del terreno è duro, l'erba bagnata e per questo molto insidiosa e scivolano tutti. Qualcuno ironicamente diceva ci vorrebbe un pit stop per cambiare tutte le scarpe. Fra l'altro il nostro Astori in regia ci aveva mostrato proprio quell'immagine a pochissimi istanti dal calcio d'inizio del campo annaffiato. Vedremo, insomma, il pit stop è difficile, fra un quarto d'ora ci sarà quello all'intervallo. Regina che deve provare a rimettersi in qualche modo in piedi. Regina che è il peggior attacco esterno del campionato con 4 gol segnati, ma che sul piano della produzione offensiva in questa prima mezz'ora qualcosa comunque ha fatto, costruendo 3 buone occasioni. Prova ad andarsene Muntari sulla pressione di Barreto, c'è Stankovic che viene incontro, quindi gira nella zona di Maicon, Adesio in quella zona di campo, prova ad andare verticale a cercare l'inserimento da parte di Mancini, l'ex romanista viene chiuso. Santos rischia parecchio, poi Costa spazza via, ma ancora una volta non benissimo la difesa della regina. Avia Sanetti, elegante, ancora una volta però scivolano i giocatori della regina in questa circostanza. Barilla, Avia Sanetti verso Maicon, quindi Mancini chiuso dall'intervento di Costa, nuova rimessa laterale sempre per l'Inter. Inter che adesso dà l'impressione di poter gestire, ecco qua Lillo Foti, Zigaro nervoso. Sai, la regina aveva giocato bene ultimamente, eh? Occhio a Muntari. Ah sì, il problema è che non vince, ma ha ottenuto delle buone prestazioni, ad esempio contro la Fiorentina, contro lo stesso Napoli, soprattutto al Granillo. 7 pareggi nelle ultime 8 gare. Palla verso Avia Sanetti, quindi Maicon, è arrivata la chiusura di Adesio che però non tocca il pallone, si lamenta Maicon, sarà semplice rimessa dal fondo. Pronti per il rinvio da parte di Pugioni, mentre qui le telecamere vanno su Padovan, collaboratore di Mazzoleni, che ha considerato ultimo tocco quello del giocatore dell'Inter. Santon, la caccia del pallone a vuoto, però Cambiasso allontana, Stankovic col petto, Muntari cambia lato, ecco Santon, arriva Barreto in pressione, Ibrahimovic ha provato il suggerimento, Lanzaro ha messo il pallone in out, 32 minuti, ecco il signore del campionato Zlatan Ibrahimovic con i suoi numeri impressionanti in questa stagione, numeri molto diversi purtroppo per lui in Europa. Questo è davvero un mistero. 15 gol in 60 partite in Europa, mentre nel nostro campionato i gol adesso sono 73 in 150 gare, praticamente il doppio di media realizzativa. Andiamo a bordo campo, Andrea Paventi. Andrea. Sì, perché Mourinho da qualche minuto ha chiesto a Mancini di continuare a fare la fase offensiva, però di essere il primo dei tre davanti ad abbassarsi, quindi trasformando in 4-4-2 poi l'azione dell'Inter. E Mancini dovrà dimostrare direttamente anche questa utilità tattica che gli potrebbe essere utile per reclamare spazio nel futuro della stagione. Sì, però lui che aveva fatto questa bellissima azione là, che ha la sua caratteristica migliore, quella di procurare il rigore, non ha fatto più neanche un'azione così, e lui deve fare sempre quelle cose. Occhio a Maicon, palla dentro a cercare Ibrahimovic che ha spinto, sarà calcio di punizione per la regina. Eccolo qua, Zlatan Ibrahimovic, 18 gol in 27 partite fino a questo momento. Pratica 2 gol ogni 3 partite, tra l'altro 11 gol fuori casa, e quindi segna più fuori casa che a San Siro in campionato. 58 gol in 108 partite con la maglia dell'Inter, abbondantemente sopra la media di un gol ogni 2 partite, 21 gol stagionali, insomma potremo andare avanti per parecchio tempo. Quello che è certo è che sta facendo cose impressionanti in Europa, è mancata un po' di fortuna, però il dato complessivo che lì deve forse ancora crescere, anche per trovare un'ulteriore legittimazione internazionale. Un giocatore straordinario. Naturalmente l'Inter viaggia, fallo contro la... cioè volevo dire che l'Inter viaggia un po' come Lione. Il Lione domina sempre la qualificazione a punteggio pieno, poi quando ci sono le scontri dirette viene eliminato. L'Inter è successa la stessa cosa nell'ultimo tempo, guarda qua, che questa è una banalità, questa qua. Sì. Sono tutti si perdono dei pallone per scivolare. Hai sentito il nervosismo di Orlandi, di tutto lo staff della regina per le condizioni del terreno? Sì, però non è terreno, sono i giocatori che hanno messo tacchetti male, secondo me. Eh sì, probabilmente, però insomma, si sono lamentati per quella
improvvisa bagnatura del campo a pochi istanti dal calcio d'inizio. Ecco Ibrahimovic, palla verso Mancini, c'è un po' di pressione su di lui, quindi l'appoggio per Maiconi, palla ancora per Mancini, la difesa del pallone in due in pressione su di lui, quindi l'apertura ancora verso Ibra, possibilità per servire Maicon, arriva l'intervento ancora di Ibrahimovic, buona la giocata, il dai vai con Mancini, Ibra ancora dentro verso Stankovic, decisivo l'intervento di Valdés, prova ad uscire la Regina ma ancora via Sanetti, alla caccia del pallone i giocatori della Regina in grande difficoltà però perché il fraseggio nell'azzurro è perfetto, ecco Maicon, ancora Maicon, sale avanti bene, Stankovic, la chiusura di Barreto. Un alletto manuale del calcio a pagina 1, 2, 3, controllo di palla, io devo sfogliare ogni tanto. Bisognerà mandare una copia, pallone servito in verticale a cercare De Jou, ecco Avie Sanetti in vantaggio, c'era anche fallo, si prosegue per il vantaggio. Ecco Stankovic, Avie Sanetti, Cambiasso, può difendere questo pallone, un po' di pressione da parte di Gozza, ecco Rivas. Deve cancellare la bruttissima notte di Marassi in Coppa Italia, è un cammino adesso complicatissimo contro la Samp di Cassano e Pazzini. Avie Sanetti con il tocco orizzontale, guardate il dato sul possesso di palla, largamente favorevole all'Inter, qui la posizione di Balotelli è regolare, sta arrivando Stankovic dentro, Lanzaro tiene bene con Balotelli che però recupera il pallone, poi elegantissimo nel servire Ibrahimovic, è arrivato a rimorchio Muntari, ancora Muntari sulla pressione di Carmona, Ibra dentro Stankovic e Mancini, quello di Ibra è un tiro, la presa in due tempi di Fuggioni. Beh, l'Inter, diciamo la verità, l'Inter sta dominando la partita con una certa tranquillità senza forzare tanto. Buono il lavoro da parte di Cozza, si fa vedere Brienza, c'è un giocatore della Regina ferma a terra, dovrebbe trattarsi di Barilla e qui è esattamente quello che ricordavamo prima, non c'è nessun obbligo per i giocatori di mettere il pallone fuori, però lo possono fare, qui Cozza ha rinunciato al contropiede, l'Inter restituirà il pallone. E era una buona azione quella della Regina perché erano 3 contro 4, però facendo fuori uno rimanevano in parità. Voglio dire che queste cose che i giocatori cadono devono una volta per sempre deve finire questa storia qua, che sia l'arbitro e basta, è vero o no? Sì, beh, insomma, il regolamento è chiarissimo. Non è pubblico. L'arbitro ferma soltanto se ritiene che sia necessario un intervento immediato dei medici. E non deve essere pubblico a urlare, cominciare a fischiare, eccetera. Però Giuseppe, pubblico fa più o meno quello che vuole, rischia Rivas. Giulio Cesar è costretto alla touche. Rimessa laterale per la Regina. Qui si è rivisto per un attimo il Rivas da brivido di qualche tempo fa. È pronto ad andare alla rimessa laterale Costa. Dentro ci sono Adesciò, Barilla, c'è anche Brienza dall'altra parte, l'intervento a chiudere di Rivas che concede una nuova rimessa laterale alla Regina, 37 abbondanti sul cronometro. Cozza sull'assalto di Maicon, arriva anche il raddoppio di marcatura di Mancini che non è falloso secondo Mazzoleni, poi però Cozza esce alla grande da questo contrasto, ancora Cozza, grande iniziativa Cozza, esterno della rete, ma che bella giocata. Ragazzi, questo sa un controllo di pallone, lui è bravissimo, tra l'altro lui ha una dimestichezza, sa bellissimo, tecnicamente valido, avete visto come è uscito in mezzo a tre, poi si è dribblato ancora uno e poi ha tirato in porta bene, so che ha trovato sbagliato l'angolo perché... 38 gol in Serie A con la maglia della Regina, 2 in meno di Amoruso, è comunque come uno dei grandi della storia del club calabrese. 15 anni fa per lui anche il debutto in Under 21, una carriera di grande livello comunque quella di Ciccio Cozza. È buono il lavoro da parte di Brienza, quindi Barilla ancora a cercare Brienza, Rivas però ha letto bene, quindi Muntari, adesso Maicon, potrebbe essere una buona opportunità in contropiede per la Regina, siamo già dall'altra parte, tocco impreciso, arriva senza problemi a raccogliere questo pallone Puggioni. Mi sembra strano perché l'Inter può sicuramente aumentare il ritmo a qualsiasi momento, dato che la difesa della Regina è un po' distratta, potevano addirittura arrotondare il bottino e essere un po' più tranquilli, ma finire che chiaramente auguriamoci per questa partita, se la Regina fa un gol diventa ancora più bello, potrebbe diventare sul piano ovviamente dello spettacolo ancora più interessante. Intanto Muntari, i tifosi dell'Inter ovviamente hanno idee molto diverse, immaginiamo, chiaro. Ibrahimovic in possesso di palla, il tocco verso Mancini, prova a partire proprio Ibra a mostrare la strada, il tocco con il tacco, Mancini scivola anche lui, non solo quelli della Regina. Allora possesso di palla per Carmona, quindi possibilità per Barreto, prova adesso ad attaccare Brienza, davanti c'è soltanto Cozza, eccolo Brienza sulla pressione di Muntari, trova un buon corridoio per Barreto, si fa vedere Barilla, il tocco è per lui, ancora Barilla con l'apertura troppo profonda per Adesciò, troppo avanzata per Costa, alla fine Maicon allontana ed è una gran palla verso Mancini. Che è successo?
sta litigando forse a Mancini con Mourinho, se non mi sbaglio. No, Mancini credo abbia qualche problema, si è praticamente fermato. Stankovic mette male il fallo laterale, ci racconta tutto. Andrea Paventi, Andrea. Sì, già Mancini prima si era fatto un attimino medicare la parte posteriore della coscia sinistra e adesso quando ha ricevuto palla, mentre Mourinho gli chiedeva di andare, di provare ad avviare l'azione con velocità, lui ha chiesto il cambio subito immediato e Mourinho chiaramente dispiaciuto e arrabbiato, anche perché non c'era nessun calciatore che si stava scaldando, adesso inizia a farlo Obinna. Obinna dovrebbe essere il cambio. Sì, però da donne cosa? O tu tieni i giocatori a scaldarsi tutto il tempo in caso di necessità, viene da subito, oppure che puoi fare? A parte con 2-0 chiaramente, se gioca un giocatore di più non è che cambia molto. Potrebbe anche inserire un centrocampista più di copertura, un centrocampista centrale come Vieira, ma sapete, insomma, non è un momento di grandissimo feeling, ci sarà anche qualche polemica per quell'aereo preso per andare a Parigi domenica scorsa a vedere Paris Saint-Germain Marsiglia invece di venire qui a San Siro, dove comunque non era convocato, a vedere Inter-Fiorentina. Dentro Obinna dunque, tanto Balotelli recupera un buon pallone, ancora Balotelli nello spazio, fino in fondo Balotelli, sinistro largo. Non aveva molta possibilità di tirare perché lo spiego della porta era coperto dal giocatore della Regina che era davanti a lui. Ecco qua, vede, quando lui si libera molto bene, ecco, il giocatore si è passato davanti. Mancini è uscito tra gli applausi perché è quello che ha procurato il rigore, con un'azione molto bella. Ed è certamente sfortunato perché in una giornata nella quale poteva comunque avere un'occasione, aveva bisogno di minuti per scollarsi di dosso le paure, i problemi di una stagione certamente non fortunata, Mancini è costretto a lasciare il campo anche se riceve la carezza di José Mourinho, che certamente avrà apprezzato comunque quello che ha saputo fare in questi 41 minuti. Palla buona verso Cozza, supera Cambiasso, Cozza trova un grande corridoio, Barilla tutto solo, Barilla, poi Giulio Cesar in due tempi. Qui c'è un portiere che è come una calamita, però Barilla qui doveva fare di più. Qualcuno metterà un premio di $1 milione o €1 milione per chi riesce a fare gol a Giulio Cesar, perché sta diventando una cosa incredibile. Guarda qua, a parte che è stato disturbato da Baikon molto bene, che gli è passato davanti e gli ha disturbato durante il tiro, ma la Regina poteva fare 3 gol, diciamo la verità. Tutte le occasioni che è capitata alla Regina non è stata Costa è stato bravissimo tecnicamente. Ha dato una gran palla a Barilla. Intanto Brienza apre verso Costa, cross dentro, Cambiasso, in qualche modo Maicon, si lascia scavalcare Brienza, allontana Muntari male, però Barreto lo colpisce praticamente la terra, ancora Barreto, si lamenta Cozza che voleva il fallo di mano che non è stato dato, palla ancora buona per la Regina con Barreto, possibilità per il cross che non arriva, c'è il tocco corto invece verso Brienza, un po' la cieca, favorisce l'intervento da parte di Aviesanetti e allora possibilità addirittura per il contropiede dell'Inter, adesso con il nuovo arrivato Binna, in quella zona di campo c'è Lanzaro, difende il pallone. Senza fretta, io penso che la difesa dell'Inter tante volte diceva vabbè, intanto lasciamo perdere perché tanto c'è Giulio Cesar dietro, perché non è possibile, 3 occasioni da gol che ha avuto, a parte che lui ha parato 2, però dobbiamo dire che sta diventando una cosa impossibile fare gol a questo portiere, eh? Meglio per il Brasile, grandissimo portiere, cresciuto moltissimo in questi anni e dietro ai successi e ai trionfi dell'Inter in Italia c'è sicuramente il suo marchio, il suo sigillo, la sua personalità, davvero portiere strepitoso Giulio Cesar, al di là del fatto che Barilla lì poteva fare di più. Palla buona per Stankovic che viene chiuso all'intervento di Lanzaro e arriva Cugioni a recuperare il pallone. Guarda la difesa della Regina che continua a dare la palla all'avversario uscendo di lì, e è un peccato perché davanti Costa sta facendo delle cose bellissime anche se scivola. È in partita Costa, è in partita la Regina, e questo è comunque un segnale importante, positivo. Certo però che essere passati sotto 2-0 con delle ingenuità dopo 10 minuti pesa tantissimo sulla partita e sulle possibilità di recupero della squadra di Orlandi, che ha segnato soltanto 4 gol fuori casa in tutto il campionato. Forse quest'oggi ha avuto 3-4 occasioni buone e non le ha capitalizzate. Forse manca anche Cirillo, perché Cirillo è un giocatore molto, molto agguerrito, un giocatore che gioca molto bene con grande determinazione, no? Guarda che roba verso Costa, non si intendono qui con Santos. Maicon recupera, palla buona verso Aviesanetti, 43-40 sul cronometro. Rivas, cioè, diciamo la verità, la difesa dell'Inter non è assolutamente una difesa imperforabile, perché è anche fisiologico, Giuseppe, chiaro, chiaramente mancano Kivu. Perché lo sto dicendo che la Regina doveva approfittare di queste cose, guarda come loro in quella linea di 18 metri giocano benissimo. Vi ricordiamo gli assenti dell'Inter dietro: Kivu, Cordoba, Materazzi e Burdisso, sì, oltre allo squalificato Samuel. Sono tanti, totale. È una difesa intera, guarda.
calcio di punizione per la Regina, ultimi 40 secondi, prova a chiudere in avanti questo primo tempo, vuole crederci ancora la squadra di Orlandi, sostenuta dai propri tifosi. Parte Cozza, c'entra in pieno Muntari, si lamenta per il posizionamento della barriera che era troppo avanzata, palla buona ancora per Cozza che prova, conclusione larga. E lui tira bene, ha fatto bene a tirare perché visto che non riescono ad arrivare vicino alla porta con quella grande occasione, poi che Giulio Cesare è stato bravissimo a parare. Eccolo qua, assolutamente vivo in questo primo tempo. Cozza ha fatto molto. Ciccio, no? Ciccio Cozza. Bravo Ciccio. Bravo. 190 secondi ancora da giocare, si giocherà fino al 48esimo, mi segnala Paolo Dal Santo dal coordinamento, dunque 3 minuti di recupero. Palla buona ancora per Cozza, vengono ufficializzati adesso. Avie Sanetti in pressione, l'intervento da parte di Rivas, qui forte c'è fallo. No, secondo Mazzoleni che era piazzato benissimo. E allora Muntari, pallone verso Stankovic, lo voleva subito Ibra. Stankovic evita l'intervento di Carmona, va a servire ancora Muntari che poi commette un'ingenuità. Arriva l'intervento di Barreto. Ancora Inter, ancora con Muntari, vuole palla Ibrahimovic, la chiama a gran voce, palla netto verso Balotelli, Ibra! È stato tradito dal provvedimento del pallone perché lui era in vantaggio. Cercato il colpo di karate ma non ha trovato il pallone. Adesciu fa ripartire la Regina. Muntari, brutta entrata di dietro, sì, rischiando parecchio. Carmona esce. Bravo. Con una magia su Stankovic, palla verticale. Cozza stavolta sbaglia l'apertura. Santone in vantaggio su Brienza, quindi il tocco verso Binda, la pressione di Lanzaro, non arriva il pallone, palla in out, non ci può arrivare Santone. Guarda qua, vedi, ha tentato una rovesciata Ibrahimovic che era quasi che impossibile farlo. Studiato arti marziali e si vede in campo un giocatore impressionante per la leggerezza che ha, palla verso Barilla, Giulio Cesar. E questa è la quarta, sto contando le palle gol che ha creato qui, con un pochettino più di determinazione sicuramente poteva fare gol qua. Fare gol non lo so, ma tirare in porta sicuramente, perché Giulio Cesar adesso sta diventando imprendibile. Buono il recupero da parte di Santos, quindi possibilità per la giocata verticale ancora verso Barilla che continua praticamente l'attaccante. C'è il fallo secondo l'arbitro. Cos'era questo rumore che hai emesso? Non sei convinto? Ma se non vediamo po', sì, era fallo. Devo sempre rivedere i video. L'arbitro non può rivedere, ma noi sì. Noi sì, infatti è molto più facile, questo va sempre ricordato. No, l'arbitro sta abilitando molto bene, tra l'altro molto ben coadiuvato dai due assistenti. Che... maglione a collo alto per Mourinho che domani se ne va in Portogallo a ritirare una laurea honoris causa per la facoltà di motricità umana. Attenzione a Binna, largo, velocissima l'Inter qui nel costruire questa occasione, destro largo, vi dicevo, di Mourinho, domani prende questa laurea honoris causa contestata da alcuni docenti dell'Università di Lisbona che l'avrebbero voluto assegnare a Gesualdo Ferreira, tecnico del Porto, o a Carlos Queiroz, altro straordinario allenatore, vice anche di Ferguson prima ancora Real Madrid. Invece insomma, Mourinho riceverà questo riconoscimento proprio domani a Lisbona. Pare abbia già preparato il discorso, poi andremo a sentire insomma se ce ne legge un pezzettino. Gioco fermo è in pratica primo tempo in portoghese, no? Che sì, penso che sì. Non credo che è vero che ha dimostrato di parlare da subito l'italiano e anche tutte le espressioni colorite, ma insomma. Barreto, qualche problema. Barreto è un giocatore fondamentale nel centrocampo della Regina per l'equilibrio e la geometria, arrivato nel 2007. Si chiude il primo tempo 2-0, la differenza nel calcio è tra chi fa gol e chi non ci riesce, è stata la differenza principale di questo primo tempo fra Inter e Regina. Super Sport a segno in casa in 71 delle ultime 72 partite in campionato, l'unica eccezione quest'anno nello 0-0 contro il Genoa. Mourinho, vi ricordo, non perde in casa da 112 partite in campionato dal marzo del 2002, sono i numeri impressionanti dell'Inter e del suo condottiero di questa stagione. La fascia di capitano per Avie Sanetti, 635 presenze con una maglia sola, ha superato Giacinto Facchetti. C'è chi rivede invece negli occhi e nel talento di questo ragazzo che abbiamo visto un istante fa, Santon, il futuro Facchetti. Intanto però Avie Sanetti ha dimostrato in questi 14 stagioni di Inter di essere un punto di riferimento in campo e fuori, un modello e un esempio per tutti gli altri. Pensate che Sanetti è arrivata alla 96esima presenza consecutiva in campionato, in pratica gioca ininterrottamente da fine ottobre 2006, l'ultima partita
che saltò fu proprio il 25 ottobre del 2006, prima del derby del 4-3. Oggi è la 96esima volta consecutivamente in campionato che scende in campo con la maglia dell'Inter. Pazzesco. Si parte con il secondo tempo, vedremo se la Regina riuscirà a essere un pochino più concreta e rimettere in discussione la partita o se l'Inter la chiuderà definitivamente. Intanto Balotelli recupera questo pallone, ancora Balotelli prova a evitare l'intervento da parte di Valdés, è buona la giocata verso Muntari, Stankovic che gira verso Binna, è entrato, vi ricordo, nella parte finale del primo tempo al posto di Mazzini, ancora Binna, ancora Valdés. Eccesso di egoismo, qui ha tirato in porta una posizione difficile, se il portiere prende il gol lì da quella posizione è perché poi o sta dormendo o sta telefonando, perché coprendo l'angolo basta appoggiare la palla, non prende gol. Comunque lui se metteva la palla in mezzo poteva avere a fare una bella cosa. Scivola ancora io di Bugioni, sì, chissà se hanno fatto cambio di scarpini all'intervallo. Intanto Cozza, la pressione di Cambiasso, palla buona per Barreto, fa girare Carmona, il tocco verso Costa, Adejo, Stankovic mette in faro laterale. Barreto. Domestica bene questo pallone, Cozza verso Adejo, ancora Adejo, palla dentro a cercare Brienza, non si intendono, Santon controlla, arriva Giulio Cesar. Vede, la Regina mi piace negli ultimi 18 metri, fa delle cose bellissime, con queste triangolazioni qua, qui è mancato l'ultimo passaggio, però è una bellissima triangolazione, una geometria perfetta quella lì. E creano occasioni da gol, quello è bello, guarda qua. Balotelli va via Costa con estrema facilità, dentro ci sono Stankovic e Obina, abbiamo avanzato, c'è Ibra. Lo scambio fra Stankovic e Ibra, arriva Puccioni in chiusura. Stava nella pagina di Emanuele Casio, ci stava questa triangolazione qua, era molto bella, come quella prima anche della Regina. Ribas allunga il pallone verso Giulio Cesar. Sono andati i primi 110 secondi in questa ripresa, 2-0 Inter. A via Sanetti. Stankovic. Balotelli alla cieca, cercava Ibrahimovic, i due non si capiscono. Palla che arriva docile nella zona di Bugioni. Pronto a rinvio, senza particolare fretta Bugioni, a cercare il movimento di Cozza. Cambiasso in vantaggio. Poi Muntari si appoggia sulla via Sanetti. Il tocco verso Balotelli. Quindi Maicon. La vita De Gio, però poi è bravo Barreto a recuperare il pallone. Adesso De Gio può provare ad andare per la Regina. Tocco troppo timido per Barilla. Muntari ha capito tutto. Balotelli fa ripartire l'Inter. Davanti c'è Ibrahimovic. Largo a sinistra Obinna. Balotelli sceglie Stankovic. Quindi Maicon. La via Sanetti. Muntari. Cerca e trova Obinna. Stop a seguire, poteva andare anche meglio. Chiuso da Lanzaro, sarà rimessa laterale per la Regina. Giusto, giusto, bravissimo l'arbitro lì che ha visto benissimo che è stato lo scontro, la palla da finire fuori a favore della Regina. E non ha neanche protestato Binna. Rinvio a cercare Cozza, che difende bene questo pallone, prova a girarsi Santon con il petto, quindi Cambiasso. Certamente Cozza non ha avuto nell'attacco della sua squadra, non ha avuto una collaborazione un po' più importante, perché lo stesso Brienza una partita di oggi che non sta brillando molto, è un giocatore che è un peperino, può fare di più, sì. È vero o no? Può fare decisamente di più. Ribas cerca Ibra, trova Lanzaro in chiusura, è anche chiaro che il compito della Regina sotto di due gol dopo 10 minuti non è stato facile da nessun punto di vista. Costa, sulla sua direttrice c'è Adejo. Prova il cross dentro, fallo in attacco. Se non ha fatto fallo ha fatto una bella cosa, ma quello sicuramente non si è lamentato, vuol dire no. Che cosa ha fatto fallo. Ciccio. A stringere la mano al Cuciu. Rivediamo, anzi no, rivedremo fra un attimo. 4:15 sul cronometro. Eccolo qua, che lo rivediamo. Non si vede, già dobbiamo dire che a proposito di Ciccio, che la Ciccio Tela oggi non vuole andare nella porta dell'Inter. Palla verso Stankovic, prova ancora in mezzo a tre, una magia, palla buona per Obinna che trova ancora Stankovic, conclusione respinta da Costa, Stankovic, nuova deviazione, sarà calcio d'angolo.
Beh, la stessa cosa che fa la regina dall'altra parte, l'Inter fa con più proficco di questa parte qua, perché le triangolazioni tagliano fuori molto bene la difesa avversaria e poi magari la conclusione si lascia desiderare, però di occasione da gol ne hanno creato tutti e due. Calci d'angolo che riproducono perfettamente il punteggio della gara, 2-0 per l'Inter. Occhio ovviamente ai saltatori, è arrivato Rivas da dietro, c'è anche Maicon, poi Cambiasso, Stankovic e Ibrahimovic, questi sono i cinque pronti a saltare. Mazzoleni ha visto qualcosa che non lo convince e allora fischia. Si dovrà battere fra un istante. L'Inter non si accontenta perché vede che Cambiasso in aria per colpire di testa. Occhio alla battuta dentro a cercare Cambiasso, poi Adejo mette fuori, quindi Cozza può far ripartire qualcuno nella circostanza. Brienza, Santon lascia rimbalzare Brienza, però con grande mestiere, e qui c'è il fallo di Santon che rischia anche il giallo che arriverà. Essendo più piccolo, lui si è appoggiato molto bene a Santon, non l'ha lasciato girare, no? Il giallo per Santon non è certo perché l'intervento sia stato cattivo, fallo assolutamente normale, un contrasto di gioco, ma per il tipo di situazione, perché Brienza se ne poteva andare. Non era ovviamente chiara azione da gol, altrimenti sappiamo il regolamento darebbe il rosso, qui c'era tutto il tempo per recuperare, però era comunque un'azione potenzialmente pericolosa e quindi ci sta il giallo. Palla dentro, Ibra mette fuori, Adejo alla caccia del pallone, letteralmente abbattuto da Obinna, poi sbaglia Adejo, attenzione a Obinna, palla verticale nella zona di Muntari. C'è Ibra, ma Muntari è il giocatore più avanzato dell'Inter, anche se è molto defilato, viene chiuso l'intervento di Valdés che vorrebbe la rimessa ma non la ottiene. Non era rifilato Santon, dunque nessun problema in vista di Udine. Io vorrei mettermi nei panni dell'allenatore della regina, che la squadra fa delle belle cose in attacco, non conclude e poi magari naturalmente viene a mancare nella retroguardia. Cambiasso, poi il calcio è fatto di dettagli, di episodi, di talento, della capacità di capitalizzare al meglio le occasioni e di sfruttare le occasioni. Sì, hai ragione, sono d'accordo con te, sono d'accordo con te. Sport che vive molto di episodi e questa partita lo dimostra. L'Inter poteva fare sicuramente anche il terzo gol con Ibrahimovic, ma la regina avrebbe potuto sicuramente sfruttare meglio le occasioni che ha costruito. Qui il rinvio è direttamente nella zona di Pugioni. Sa, dobbiamo dire una cosa anche perché telespettatore che sta guardando la partita vede chiaramente che l'Inter dopo il 2-0 ha diminuito molto la partita, non ha infierito, non ha aumentato la velocità, perché vorrei vedere se la regina fa un gol che cosa succederebbe poi, se l'Inter aumenta la velocità o no, perché quando aumenta la velocità l'Inter è sempre un problema per gli altri. Problema per gli avversari. Qui sta limitandosi a gestire una situazione di evidente vantaggio ed è ovvio che insomma la regina sia la squadra che deve fare qualcosa per cambiare questa partita. Sì, però poi dobbiamo anche guardare un'altra cosa, che in una giornata di oggi che ci sono anche delle situazioni un po' strane, no? Perché il Bologna sta perdendo in casa, il Lecce sta pareggiando, attenzione perché c'è lo spunto di Barilla, intervento assolutamente regolare per l'arbitro che arriva lì, vediamo che gli dice Barilla. Non l'ho toccato, no, io credo che si siano chiariti sul fatto che Barilla non voleva l'intervento irregolare sui danni. No, ha detto che non voleva. Però gli ha anche detto che non ha simulato. Cioè, questa è una situazione che succede spesso. No, sì, magari non spessissimo, però succede alcune volte. Cioè, c'è sempre una terza strada che non è né il fallo del difensore né la simulazione dell'attaccante. Può stare che in un contrasto un giocatore vada giù e non ci sia fallo semplicemente. È vero, solo che in quel momento lì chi ha avuto la peggio si lamenta di più, capito? Sì, certo. E Mazzoleni è arrivato dicendogli con estrema chiarezza che non era fallo. Palla verso Barreto, Stankovic in vantaggio, quindi Balotelli fa ripartire l'Inter, palla verso Ibrahimovic, il tocco di prima è impreciso, arriva Costa in vantaggio su Obinna, quindi ancora la regina con Lanzaro che può ricevere questo pallone dopo l'intervento di Santos, adesso Brienza, buona l'apertura verso Costa, Obinna da quelle parti, lo punta, gli ruba il pallone senza problemi, via Sanetti, può far ripartire l'Inter, ancora Obinna. Manca sempre la controprova, però possiamo dire che se c'era Corrade probabilmente alcune situazioni poteva essere sfruttate. Sicuramente, insomma, l'assenza del miglior attaccante di peso della regina coincide con quella di cinque centrali di difesa dell'Inter. Con Corradi la regina avrebbe forse potuto sfruttare meglio le difficoltà difensive dell'Inter di oggi, anche se poi Cambiasso il suo lo fa sempre e Rivas non ha fatto grossi danni quest'oggi. L'intervento su Ibrahimovic, calcio di punizione per l'Inter conquistato con mestiere e con il fisico. Sai, lui arriva sempre prima degli altri sulla palla perché ha un piede più grande degli altri, 47 mi pare. 47, sì.
però non va mai fuori gioco. C'era quella vecchia regola del piede piccolo, insomma, Ibrahimovic è l'eccezione in tutto e per tutto. Occhi diabolici alla Jack Nicholson, un talento purissimo, un attaccante forte fisicamente ma estremamente tecnico, aggraziato nei movimenti, davvero capace di smentire tante teorie, tanti stereotipi sul calcio. Sì, dovevo dire che usa molto anche la potenza fisica, questo è importante. Balotelli parte col destro, corner. C'è la deviazione, sarà calcio d'angolo per l'Inter. Sì, la deviazione della barriera ha attenuato un po' tutto un po' il corpo, la palla è diventata più leggera, eccolo qua. Abbiamo rivista, chiarissima, calcio d'angolo dunque per l'Inter, a saltare Ibrahimovic, Stankovic, Obinna, Cambiasso e Rivas. Balotelli andrà sul punto di battuta, tutta la regina tranne Cozza e Brienza in area di rigore. Barilla è proprio sulla linea dell'area di rigore. Battuta profonda, Pugioni. C'era Rivas non molto lontano, ma Pugioni era in vantaggio. Prova ad andare alla battuta profonda, cercando Brienza. Sembra in vantaggio Sanetti, è così. Colpo di testa a favorire Muntari. Quindi Balotelli alle prese con Lanzaro e poi è arrivato anche Barilla. Sarà calcio di punizione per l'Inter. Mazzoleni. No, non tanto l'ha buttato a terra, ma ha tirato per la maglia, quello che era fallo, ancora di più. Ancora Balotelli alle prese con Lanzaro, palla che termina in out, rimessa a disposizione dell'Inter. 11-20, partita abbastanza spezzettata adesso, non bella perché la regina fatica a costruire occasioni, l'Inter non ha nessun interesse ad accelerare. Pronto Santon. Buona la giocata di prima di Balotelli per Ibrahimovic, spalla alla porta Ibra. Muntari che apre verso Maicon. Ancora Muntari, cambia lato verso Ibra con il petto, il tempo per coordinarsi, la giocata dentro verso Stankovic, ha capito tutto Santos, prova ad uscire la regina con Barilla, evita Ibrahimovic, Barilla, poi arriva l'intervento di Muntari, arriva anche il fischio di Mazzoleni, calcio di punizione per la regina. A volte sembra un pezzo teatrale, no? Tutto si è risvolto tutto nel primo atto, cioè il primo tempo è stato 2-0 e adesso stanno facendo fatica tutte e due squadre ad andare avanti. Attenzione, errore banalissimo di Valdés che favorisce Stankovic prima, adesso Ibrahimovic, sta arrivando a Cobin, Ibrahimovic, grande conduzione Ibra, 3-0, un gol meraviglioso, spettacolare amici, il pubblico in piedi perché ha fatto un gol come Maradona ha fatto nel Barcellona una volta, straordinario. Avrà pure mal di pancia ma i piedi stanno benissimo, tutto San Siro in piedi per Zlatan Ibrahimovic. È davvero, noi non possiamo alzarsi in piedi perché siamo seduti incastrati un po' nel tavolino, però era da applaudire in piedi. Hai visto, ha strappato anche un sorriso a Moratti che forse è l'immagine più bella in prospettiva per i tifosi dell'Inter. Una grandissima giocata di Zlatan Ibrahimovic. Avevo detto che forse tutto si svolgeva nel primo atto, invece Ibrahimovic ha detto così: no, la commedia non è ancora finita. Eccolo qua cosa ha fatto. Signori, Maradona fece un gol così, veramente straordinario. 19 gol in campionato in 27 partite, 22 gol stagionali, 5 doppiette a questo punto dopo quelle con Roma, Palermo, Chievo e Fiorentina, è arrivata anche questa con la regina. 6 scudetti, calciopoli a parte fra Ajax, Juve ed Inter. Questo signore vince il campionato dal 2004 ininterrottamente, ovviamente escludendo calciopoli, ma insomma alla fine dell'anno festeggia ininterrottamente dal 2004. Poi magari in Europa non riesce a fare la differenza, in nazionale non trova la stessa continuità, ma in campionato. Ma in questo momento, se non mi sbaglio, è che è capocannoniere, no? Eh sì, adesso non ho gli aggiornamenti in 19 tempo gol reale. Ne ha di vaio sicuramente. Non ho gli aggiornamenti in tempo reale da Bologna, ma insomma però il Bologna sta perdendo 1-0 e comunque insomma ha fatto capire Ibra quest'anno di puntare al titolo capocannoniere che non ha mai conquistato in carriera. Occhio adesso all'avanzata da parte di Carmona, ancora l'apertura verso Costa. In questo momento, insomma, se non ha segnato il Bologna, magari ci informiamo, ma insomma, se non ha segnato Di Vaio, Ibrahimovic lo raggiunge in testa alla classifica canonieri. Palla profonda da parte di Maicon, poi l'intervento di Stankovic che in qualche modo riesce a saltare l'uomo. Arriva comunque nella chiusura Valdés a mettere il pallone in fallo laterale. E adesso
chiaramente. Gol del 3-0 cambia ulteriormente gli scenari. Ren ancora più in discesa del pomeriggio nerazzurro. Cambiasso allontana questo pallone. Arriva l'intervento di Muntari. Avvia Sanetti con la sua classica discesa. Balotelli è pronto a ricevere, c'è anche Ibra più avanzato. Il tocco è per Super Mario. Possibilità per uno contro uno con Lanzaro. Prova Balotelli, Cugioni. Poi Muntari alla caccia del pallone. Ancora il tocco verso Balotelli. Adesso l'Inter prova ad approfittare ancora della situazione favorevole. Pallone impreciso sia per Muntari che per Ibra, che si è anche un po' arrabbiato. Prova ancora la regina. Intervento alla parte di Abies Sanetti. È arrivato l'intervento da parte del direttore di gara, posso scrivarla per la regina, grazie a Paolo Dal Santo. Il coordinamento mi segnala che il Cagliari è sempre avanti, dunque in questo momento parità nella classifica cannonieri, ma insomma la sfida è ancora lunga. Andiamo a bordo campo, Andrea Pamenti. Andrea, sì, intanto per sottolinearvi che credo che José Mourinho oggi si stia divertendo molto, nel senso, con Ibrahimovic, con Balotelli, si capisce anche da come dice le cose sui giocatori. A chi le sta dicendo in maniera abbastanza energica è Muntari, che a differenza di Zanetti tende meno a preoccuparsi della copertura da qualche minuto a questa parte. Allora lui gli ha detto: quando spingiamo va bene come ti muovi, ma quando dobbiamo ripiegare devi essere il primo. Zanetti lo sta facendo bene, lui rimane sempre qualche metro più alto. Possesso di palla per la regina. La cosa strana, sa cos'è? Che è entrato sicuramente Obina al posto di Banzini, no? La cosa strana che mi sorprende molto è l'allontanamento di Cruz. Attenzione a Brienza, chiuso dall'intervento di Cambiasso, poi combatte su questo pallone in anticipo su Santon. Arriva l'intervento a chiudere la parte della difesa dell'Inter. Poi Cambiasso in possesso palla. Tentativo di apertura, intelligente. Poi Adejo prova a intervenire su Obinna, che riesce a mantenere il possesso del pallone. Quindi ancora la possibilità nell'azzurra per la ripartenza. Davanti c'è Ibrahimovic che si fa vedere il tocco per Maicon, che anticipa Costa. Cosa ha fatto Maicon? Uno stop difficilissimo. Tocco dentro, Valdés ha letto bene questa situazione, quindi Barreto è già andato verticale nella zona di Cozza. Ma stranamente alla fine la regina ha preso il terzo gol e ha velocizzato il gioco. È vero che è una cosa molto strana questa. Sicuramente, anche se insomma la sensazione per la regina era la necessità assoluta di trovare un gol nella parte finale del primo tempo, quando ha costruito qualche buona occasione, soprattutto quella con Barilla. Si è andati sotto di due gol all'intervallo, contribuito a rendere ancora più in discesa la partita per l'Inter. Adejo gira verso Lanzaro, lo scambio con Brienza, quindi la pressione di Balotelli, ancora l'appoggio su Carmona. Brienza, il tocco impreciso, Cambiasso. È stata una brutta giornata per Brienza oggi. Sì, non brillante. Ibra, Balotelli, vuole palla Stankovic, anzi indica Obinna, viene anticipato però da Costa. Palla fatta rimbalzare, Avies Sanetti, arriva l'intervento da parte di Cozza. Buono il suo lavoro, dentro vanno Brienza e Adejo. Cozza può puntare Maicon. Pallone che viene deviato, Adejo si coordina, Adejo! Giulio Cesar. Che bella azione, propiziata da Crozza, e Costa De Gio è veramente un giocatore interessante. Visto come si guarda, qui stop il pallone di petto, tira fortissimo. Centrale, però Giulio Cesar è sempre pronto. Sempre perfetto nei suoi interventi. A me non dire niente, quando parla me lo dire, così è normale amministrazione. Ma sì. Palla profonda a cercare Ibrahimovic e Obinna. Buono l'intervento a chiudere la parte della difesa della regina. Adesso Barilla toccato verso Carmona, tocco di ritorno, la pressione di Obinna, pallone che viene difeso da Costa, voleva la rimessa laterale Maicon, riesce comunque a intervenire Adies Sanetti con la giocata verso Stankovic, quindi Muntari, ancora Stankovic anticipato però dal blitz di Barilla, comunque uno dei più vivaci della regina. Palla verso Adejo, Muntari in pressione su di lui, Adejo vuole il fondo, Adejo lavora bene questo pallone, è una gran palla per Cozza che prolunga, Barreto si può coordinare, Barreto, Giulio Cesar ancora una volta strepitoso. Attenzione a Lanzaro, ancora Giulio Cesar, non è finita De Gio con la possibilità di un nuovo cross, scivola poi a Avies Sanetti, tocca in calcio d'angolo. Ma io non capisco perché i tifosi del Inter applaudono le parate di Giulio Cesar, non è normale questo? Incredibile. Para tutto. Qui rivediamo Barreto, anche se la conclusione è molto centrale, va sì, detto, poi su Lanzaro qui c'è un bel riflesso da parte di Giulio Cesar, sta parando tutto, incredibile, guarda. Non ci sono le idi di marzo, proprio è Giulio Cesare, Doc, che non sbaglia mai.
portiere straordinario, pallone sfiorato appena, sarà rimessa laterale per la Regina, ma viene evitata la Brienza. Possibilità ancora per la formazione di Orlandi, Barreto stavolta. Barreto intendo questo tiro porta a fare, se mi para tutto è meglio che tiri alto, almeno non sto scherzando naturalmente, comunque è veramente straordinario. È vero che alcuni tiri sono stati centrali, però il portiere deve avere anche prontezza di riflessi. Il senso di sicurezza infatti, che dà Giulio Cesare a tutto il reparto è straordinario. Poi oggi c'è stata una serie di interventi, forse nessuno è stato un miracolo vero e proprio, quello su Barillà è stato un grandissimo intervento, ma insomma sì, è il senso complessivo di forza di questo portiere. Fuori Stankovic, dentro Jimenez, anche per lui è un pomeriggio speciale, un pomeriggio che comunque rappresenta un'opportunità, visto che Jimenez ha detto recentemente di sentirsi un fantasma, di non capire certe scelte da parte di Mourinho. In effetti l'utilizzo fin qui è stato praticamente irrisorio, 5 presenze, appena 3 in campionato in tutta la stagione, una soltanto la titolare, ha pagato la brutta prestazione col Siena, ha perso i primi 3 mesi dopo la Supercoppa e dopo i primi 20 minuti della stagione contro la Samp per i problemi al retto femorale sinistro, era tornato poi col Napoli e poi aveva giocato un'ora la titolare contro il Siena. Non voglio un altro anno così, ha detto Jimenez, e oggi ha la possibilità insomma quantomeno di recuperare punti nelle gerarchie di Mourinho. Cozza ha letteralmente abbattuto Muntari, ancora il pallone per lui, quindi Lanzaro, ecco Carmona, guadagna metri Carmona, trova un bel corridoio per Brienza, ancora Brienza, fa tutto benissimo Brienza, scivola Santon, Cozza, cross morbido per Adesho, colpo di testa di Maicon che mette in calcio d'angolo e va a dare il 5 a Giulio Cesare. Sai che mi dispiace moltissimo vedere che la Regina gioca molto bene negli ultimi 20 metri e non riesce a concludere. Guarda qua che ha fatto una bellissima cosa, qui Cossa ha alzato molto pallone, molto bene il pallone sul secondo palo, e lì molto bravo è stato anche l'abbraccio di Maicon con Giulio Cesare. Entra Sestu al posto di Barillà, che ha avuto forse la migliore occasione della Regina, quella per trovare il gol del 2-1, tutto solo davanti a Giulio Cesare nella parte finale del primo tempo. Dentro Sestu, che stamattina i giornali davano in campo, poi c'è stata la mossa a Adesho a saltare Valdés, Santos, Adesho, Sesto, Lanzaro, insomma tutti. Palla messa fuori, controllata da Santos, ancora le prese con Ibrahimovic, tutto regolare per l'arbitro. E adesso protestano e c'è la possibilità per il contropiede, 3 contro 3 con Ibra che prova ad andare, Obita che indica la strada, Jimenez a rimorchio, pallone che viene deviato, arriva a sostegno Balotelli, insiste ancora l'Inter, Balotelli difende il pallone, evita l'intervento, aia, cartellino. Arriva il cartellino giallo per Carmona, che non era diffidato. Sì, l'azione Ibrahimovic non è riuscito a passare la palla dall'altra parte, poteva tenerla anche perché non era molto facile filtrare il pallone in mezzo a 3 o 4 giocatori che stavano tornando indietro. In netto ritardo l'intervento di Carmona, qui invece sono le proteste di Santos. No, meno male che non ha preso ammonizione per le simulazioni, perché lì è simulato moltissimo. Protestato per l'intervento di Ibrahimovic, che adesso ha un calcio di punizione di quelli complicatissimi per i giocatori normali, ma che lui volendo potrebbe ancora rendere interessante. Parte Ibra con un destro violentissimo. Hai messo il contachilometro, Giuseppe? Tu sai che quando lui giocava nella Juventus tirava malissimo, non era capace di tirare. Io ho visto, contavo, addirittura dicevo, è possibile che è migliorato molto, i giocatori in Italia migliorano lì del migliorato, ma insomma anche ai tempi della Juve era uno che faceva la differenza, ho detto che non giocava bene, però ha migliorato moltissimo, cioè assolutamente è cresciuto molto, rimane questo forse anche blocco psicologico, forse è solo un caso insomma di un rendimento internazionale che non è ma soprattutto quello... nel tiro è migliorato, capito? Questo voglio dire, cioè, non è che come giocatore lui è migliorato nel tiro, grandissimo attaccante. Intanto problemi per Santon, che ha ricevuto un colpo, palla verso Maicon che può difendere questo pallone. Abbiamo superato la metà della ripresa, 3-0 Inter, partita in ghiaccio. Bravo Binna, dentro ci sono Ibrahimovic, Jimenez e Balotelli, arriva la deviazione, sarà calcio d'angolo. Ha aspettato un po' troppo, ha guardato in centro, poteva calciare subito, alzare la palla in aria, poi ha aspettato con l'attimo lì che ha perso naturalmente la condizione per il cross. Pronto Maicon sul punto di battuta di questo calcio d'angolo, a saltare arriva da dietro anche Rivas, poi c'è Jimenez, quindi Balotelli, Ibrahimovic e Obinda che può ricevere questo pallone. C'è Santon, no, c'è la... sì, Santon si è fatto male, no? Sì, è andato a medicarsi. Si è preso un colpo di testa.
Andrà allora Maicon, deve essere ripetuto il calcio d'angolo, i saltatori sono i 5 come ho detto prima, dunque Binna, Balotelli, Ibrahimovic, Rivas, Jimenez, anche se adesso Jimenez è uscito dall'area di rigore, dunque rimangono in 4. Occhio alla battuta dentro a cercare Ibrahimovic, Fuggioni senza problemi, bordocampo regina, Nebuloni. Fuori gioco. L'espressione, l'immagine di Orlandi in questo momento, insomma un po' il simbolo della regina, evidentemente pensare di poter rimontare è pura utopia, però insomma vorrebbe rivedere nella torre della regina l'intensità di gioco e il fraseggio che ha fatto vedere la sua squadra a tratti nel primo tempo, quando anche ha creato qualche occasione, qualche problema Giulio Cesare, cosa che invece ultimamente non sta facendo in assoluto. È d'accordo con te Giuseppe, evidentemente Orlandi sa che nel primo tempo soprattutto la squadra ha fatto vedere delle cose interessanti. Sì, all'inizio di partita, ma non solo, ma anche nel secondo tempo alcune occasione molto bella, elaborata bene, con geometria, con attenzione, perché questi due qua quando toccano la palla, però poi la differenza la fanno ovviamente i campioni, la fa la tecnica, la fa la potenza, e da questo punto di vista insomma non c'è storia. Possesso di palla per Brienza che sbaglia, concedendo a Jimenez un'opportunità, cerca il corridoio per Avia Sanetti, poi tutto abbastanza brutto, alla fine Balotelli addomestica questo pallone, lo lascia Ibrahimovic, la pressione di Lazzaro, il tocco dentro a cercare Avia Sanetti, riesce a tenere questo pallone, palla buona per Obinna, ancora Binna, se lo riporta sul destro per servire Maicon, ma è un pallone troppo timido, e allora Sestu addirittura in contropiede della regina, possibilità per Cozza che viene fermato fallosamente, calcio di punizione, fallo tattico su Cozza. Ma devo dire che il migliore della regina sicuramente è Cozza, che sta tenendo un po' il reparto da solo davanti, non riesce a trovare collaborazione, cercando di fare di tutto, è un giocatore tecnicamente molto valido e non scopro io oggi che è un giocatore veramente molto bravo. Barreto cerca il corridoio per Brienza, sbaglia via Sanetti, allora Brienza, ancora Brienza che insiste sulla pressione da parte di Rivas, palla buona per Sestu, a saltare c'è Cozza, c'è anche Adejou, prova Sestu, fuori, avete sentito Gambiasso che lo urlava ai suoi compagni, in particolar modo a Santon. Invece del portiere dire lo dice lui, capite che questo è il compito del portiere, dice fuori, lascia, entra, che il portiere è quello che dirige la difesa. Tanto Mourinho a colloquio, credo in lingua originale. Andiamo ad Andrea Paventi, non so se ha sentito, che udito ha Andrea, se sei riuscito a cogliere qualcosa. Andrea, no, non ho assolutamente colto nulla, però il solito colloquio che ogni tanto, ogni 20-25 minuti fa con gli uomini della panchina, una volta con Bernazzani, adesso è toccato evidentemente a Silvino, forse su questa palla che ha valutato e giudicato giustamente fuori Giulio Cesare, magari ha avuto qualcosa da ridirgli, certo. Dimostrazione Cesare perfetta. È ancora evidentemente in clima partita Mourinho, nonostante il 3-0 ha preso una botta Muntari, riesce a servire Jimenez, quindi l'apertura verso Balotelli, c'è pressione su di lui, Balotelli riesce ad andarsene a Valdés, evita anche l'arrivo di Lanzaro, poi palla buona per Ibrahimovic, quindi la sponda di Obinna per Jimenez, ancora Jimenez, adesso l'Inter fa circolazione, Muntari che riapre ancora verso Balotelli, Santon, ecco Muntari che sbaglia la misura, allora sì, che viene raccolto da Carmona. Effettivamente Mourinho ha ragione, Muntari sta giocando con molta poca attenzione, già è uno già che è falloso e ruento, ma non sta giocando le migliori partite sue. Balotelli ancora una volta alle prese con Lanzaro, se ne va via, arrivata la deviazione, cambio, lo sentite, è arrivato il momento di Ceravolo, colloquio probabilmente è stato con il capo dei preparatori, da quello che abbiamo visto, con Faria. Uscirà Cozza intanto, il colloquio di Mourinho, questo ovviamente un minuto fa, mentre adesso c'è il cambio della regina, dentro Ceravolo, fuori Cozza, abbiamo sottolineato una buona partita, ha messo a disposizione il solito talento, la solita qualità, ancora una volta bella immagine dei tifosi della regina, ci piace sottolinearlo che hanno un atteggiamento molto positivo nonostante la partita sia chiaramente compromessa, nonostante la stagione sia tutta in salita. Dimostrazione insomma che si può essere tifosi con comportarsi con grande civiltà. Qui non c'è fallo da parte di Maicon, Adejou per la regina, si fa vedere Sestu, tocca per lui, poi va giù Adejou, ma Sestu può provare ad attaccare comunque, può puntare l'uno contro due, sempre fermo a terra il nigeriano, viene fermato in maniera irregolare secondo Mazzoleni e adesso Adejou prova a rialzarsi intanto. Ma si è scontrato con, mi pare, con Obinna. Questa è la parte finale dell'azione con l'intervento di Rivas falloso su Sestu, mentre De Gio abbia qualche Arriva. Problema di crampi. Cioè crampi, sono crampi, non è, si è fermato da solo.
a saltare. Adesso c'è anche Ceravolo, con lui ci sono Santos, e poi vediamo chi arriva. Arriva anche Sestu, Lazzaro da dietro, Brienza, Valdés. Questi sono gli uomini al centro dell'area di rigore. Ben 6 per la Regina, ancora qualche problema per Adejou. Mezz'ora della ripresa, Inter che lancia un messaggio molto preciso alla Juve, mentre abbiamo rivisto i problemi di Adejou, sembra sia proprio che non lo sono. Messaggio molto chiaro per l'atteggiamento che ha avuto in questa partita, per il fatto di averla chiusa praticamente dall'inizio. Adesso Moratti può sorridere in maniera molto convinta. Beh, dobbiamo dire che se l'Inter, anche nonostante l'America, l'avversario è un po' più debole, però attenzione alla battuta di questo calcio di punizione, non arriva Santos, il pallone per l'intervento di Balotelli, poi Jimenez, sta per arrivare intanto il momento di Krajcik nella Regina, proprio al posto di Adejou se non ce lo dovesse fare, si sta scaldando precauzionalmente. Occhio alla possibilità per Muntari, che però non arriva su questo pallone. Era lui il giocatore servito. Stavo dicendo che se gli altri delle squadre, a parte la Regina che è inferiore all'Inter, però se non riescono a vincere le partite quando all'Inter manca tantissimi giocatori, e quando vinceranno? Mentre intanto sta per arrivare il momento di Maxwell. Abbiamo visto Mourinho andare proprio dall'ex giocatore dell'Ajax a dirgli: è il tuo momento. Ieri ha parlato lungamente di Maxwell in conferenza stampa, soprattutto a proposito, insomma, delle dichiarazioni di Minoraio, la stesso procuratore sia di Maxwell che di Ibrahimovic. Insomma, si è parlato nei giorni scorsi della possibilità di una partenza di Maxwell, provocatoriamente, ma insomma, in maniera assolutamente condivisibile, ha detto Mourinho che il problema di Maxwell è soltanto la presenza di Santon, l'esplosione di Santon, la possibilità dell'Inter di trovarsi un predestinato in casa. Intanto fuori Adejou, al suo posto Krajcik, dunque nella Regina, come abbiamo segnalato, non ce la fa evidentemente a proseguire al meglio Adejou. Sì, ma se le prospettive sono quelle che sono, Santon giocherà per tanti anni. Intanto problemi per Jimenez, pochi minuti dopo il suo ingresso in campo ed entra Maxwell, e questo ovviamente adesso andremo da Andrea Pavente, ci faremo raccontare qualcosa di più, immaginiamo ci sia un problemino, vediamo anche se c'è la stretta di mano con Mourinho. Sì, c'è la carezza da parte di Mourinho, è davvero un giorno sfortunato per Jimenez. È un paradosso, Jimenez e Mancini, che oggi avevano la possibilità di mettersi in luce, sono usciti tutti e due per problemi fisici. La battuta dentro, palla messa fuori subito dalla difesa della Regina. Ceravolo con lo stop a seguire, prova subito a far ripartire la sua squadra. L'intervento di Javier Zanetti, ancora una volta una cosa utile da parte del capitano. Ha superato Beppe Bergomi come numero di presenze in Europa, a quota 119. Ha superato Giacinto Facchetti le presenze in assoluto con la maglia nerazzurra, 635 le presenze. Davvero tutti devono battere le mani da via Sanetti, è come Maldini, come Del Piero, come Totti, le bandiere, i simboli, indipendentemente dalla squadra per la quale uno fa il tifo, sono degli esempi assoluti. Beh, dobbiamo dire che è veramente straordinario quello che ha fatto lui, perché è un giocatore poi tanto corretto da tutto il campo. E poi è impressionante il fatto che giochi sempre, non viene mai sostituito, mai polemico, davvero impressionante. Palla verso Tari, che nasconde il pallone a Lazzaro, poi Ibrahimovic esce dal traffico, cerca ancora Muntari, pallone spazzato via dall'intervento di Valdés, quindi Javier Zanetti scivola ma riesce comunque a intervenire Maxwell. Cosa direste di un allenatore? Intanto palla verso Binna, che può arrivare, c'è Ibrahimovic dentro, ancora Costa in pressione su Binna, arriva Balotelli a rimorchio, c'è anche Muntari, non c'è nessuno per servire un compagno Binna. Quindi ancora la possibilità per Maxwell, ecco Ibrahimovic, numero di Ibra, arti marziali, calcio di punizione per l'Inter, andato a prendersi il fallo di Barreto. Ginocchio, non so se ha girato il ginocchio, perché nel momento che ha toccato il piede ho paura che sia girato un po' il ginocchio, ma non è niente di grave, però intanto vede che sta toccando il ginocchio. Intanto sentiamo se, ci auguriamo ovviamente di no, è grave l'infortunio di Jimenez. Andrea,
Sì, volevo soltanto sottolinearvi, Ibrahimovic ci sta rialzato comunque. Sì, l'abbraccio affettuoso da parte di Francesco Tolda Jimenez, veramente molto molto dispiaciuto per questo cambio, lo era anche Mourinho, da un problema muscolare per lui poi sarà valutato meglio nel post partita, così come problema muscolare era per Mancini. Eh sì, davvero un destino parallelo per loro due. Balotelli, la deviazione, Puccioni con i pugni, non è finita però Puttari. Pallone alto all'Inter, adesso non prova a divertirsi, prova a regalare spettacolo. Non è giornata di premontare, non è giornata di premontare, bellissima la punizione, il portiere naturalmente ha respinto non lateralmente, questo dà possibilità di intervenire ancora un giocatore avversario. Fermo ai box, per così dire, Zlatan Ibrahimovic, proprio dalle parti della sua panchina, a farsi massaggiare, vedete, il ginocchio. Ha preso una botta, non è una storta. Botta soltanto, però insomma, meglio usare ogni possibile precauzione. Zlatan Ibrahimovic che, vi ricordo, è in diffida, dunque con un giallo salterebbe una gara di campionato e ovviamente l'Inter avrà interesse magari a non fargli saltare nessuna gara, ma soprattutto a evitare la sfida fondamentale, quella in qualche modo più importante per lo scudetto, contro la Juve, evitare che la squalifica cada ovviamente in quel giorno. Attenzione intanto al destro che attraversa tutta l'area di rigore da parte di Krajcik, pallone che termina sul fondo, nessun problema per Julio Cesar. Tra l'altro poi c'è un problema anche perché la regina, facendo questi cross così, non c'è nessuno che salta di testa, no? Mancando Corradi, non c'hanno Corradi, certo. Chiaramente devono giocare come hanno iniziato a giocare la partita nel primo tempo, scambiando la palla con geometria e scambi eccetera, era molto interessante e molto bello e ha creato tre occasioni da gol. Tu sei testimone. Io sono assolutamente testimone oculare di quello che è successo, l'abbiamo sottolineato, non un atteggiamento sbagliato da parte della regina, però poi la differenza di talento molto evidente, la differenza proprio fra una squadra molto cinica come l'Inter, capace di sfruttare al meglio le occasioni, e una regina che invece le occasioni le ha avute ma non ha saputo concretizzare. È vero che c'è la sosta domenica prossima, che sicuramente molti giocatori possono essere recuperati, ma è altrettanto vero che molti giocatori vanno in nazionale, caro Pietro. Eh sì, andranno in nazionale, poi vi ricordo si tornerà a giocare in una domenica speciale, perché tutte le partite saranno di domenica, ma si comincerà alle 13 con Atalanta-Fiorentina, poi alle 15 tutto il resto del programma, alle 19 Udinese-Inter, alle 21 Milan-Lecce, insomma una domenica di quelle da passare allo stadio ovviamente o davanti al televisore se siete appassionati di calcio, davvero un grandissimo spettacolo. Carmona con l'apertura ancora verso Ceravolo, poi lo scambio fra Ceravolo e Barreto, ancora Ceravolo in possesso di palla, il tocco verso Krajcik, si fa vedere Sestu, c'è la pressione da parte di Santon, Krajcik cerca Sesto, una giocata complicatissima, arriva Cambiasso senza problemi, Muntari può addomesticare questo pallone, se la cava bene ancora Muntari sulla pressione di Sesto, arriva l'intervento regolare non è giornata da parte di Carmona. Ormai c'è questa... No, ormai bisogna dire così, non si può parlare male di nessuno perché non è giusto, non è giornata. Occhio a Brienza, Julio Cesar, troppo facile per lui, pallone abbastanza centrale, Ibrahimovic prova a intervenire, Santos in vantaggio, quindi Costa, buona la giocata verso Sesto, quindi Brienza, si fa vedere Ceravolo davanti, il tocco è per lui, Cambiasso in pressione su Ceravolo, c'è Costa che si fa vedere dentro, ancora Sesto che può ricevere, buona azione della regina, via Sanetti in pressione su Sesto, intervento falloso secondo Mazzoleni, sarà calcio di punizione, 37 minuti 50 secondi sul cronometro di questa ripresa, rivediamo l'intervento falloso, deve essere fallo, certo. Pallo non cattivo, come nella tradizione migliore di uno dei giocatori più corretti del campionato, come il capitano Via Sanetti, una bandiera, una leggenda. Se Maradona non l'ha chiamato in nazionale è un grave errore, io non lo so se l'ha chiamato. È un giocatore che va portato sempre, mentre tanto buona l'apertura in qualche modo verso Krajcik, i due a saltare, Rivas mette fuori in qualche modo e poi ha provato Valdés, ma ha chiuso la difesa dell'Inter. L'unica cosa positiva della regina quest'oggi è che ha creato delle occasioni da gol, questa è l'unica cosa vera che possiamo dire, perché nonostante abbia perso 3-0 ha creato tantissime occasioni da gol, anche l'Inter ha creato. Poi un'altra cosa, che io se fosse un allenatore do una multa ai giocatori, non è possibile che puoi scivolare nel primo tempo ma nel secondo scivolare, continuare a scivolare, per me è vero o no? Perseverare, come si dice, è diabolico. Amish, intervento falloso da parte di Krajcik, l'abbiamo visto,
in ritardo su Balotelli, calcio di punizione già battuto dall'Inter. Ibrahimovic si appoggia su Santon, anche per Santon si parla di un prolungamento del contratto, potrebbe essere fino al 2013, un adeguamento alla Balotelli. Ovviamente sono stati due talenti più interessanti fra i giovanissimi dell'Inter, chiamato all'esordio il 31 marzo con l'Olanda in Under 21. Santon sta correndo tantissimo, 2009 per lui da sogno fin qui. Ibrahimovic, Montari attaccato verso via Sanetti che vince il contrasto. Brienza non sa darsi pace, è stato anche sfortunato qui, palla buona per Maiconi. Zanetti è uno che non perde mai la palla, equilibra molto bene e raramente la perde. Ancora il possesso per Balotelli, spara la porta, cerca un numero, Balotelli difende ancora il pallone in uno spazio strettissimo, in pratica poi lo cede a Costa. Barreto riesce a vincere questo duello, prova a proporsi ancora la regina, sbaglia però la misura e allora ancora Maicon, prova ad andare verticale su Balotelli. Bene qui Valdés, quindi Carmona che fa girare, è arrivato anche il momento di cominciare a pensare all'uomo partita Sky. Hai dei dubbi nell'Inter? No, pensi a un attaccante che ha giocato anche nell'Ajax, nella Juve, che ha fatto 19 gol in campionato. Io ti stupirò. Palla dentro, attenzione per Ceravolo, ti stupirai fra un istante. Ceravolo verso Sestu, Sestu, Julio Cesar, le prende tutte Julio Cesar. Ma che tira fa? Ma che tirata fa? Ma che tirata fa? Attenzione, possesso di palla per Brienza, l'intervento di Cambiasso forse era irregolare, si lamenta Orlandi, la sensazione l'avevamo avuta anche noi che forse l'intervento fosse irregolare, l'arbitro invece ha lasciato proseguire indicando il pallone. Intanto rivediamo questo. Sì, ma che tirata fa? Ma che tirata fa? Allora, devo stupire per questo, perché è vero che Ibrahimovic è l'uomo partita Sky, vero? Sì. Però non vuoi premiare Zanetti che oggi compie una cosa meravigliosa? Decidi tu, perché tu sei il mio capo. Esagerare, no, tanto fermo a terra, no, Ibrahimovic, mentre Ibrahimovic insomma sul impatto sulla partita è indiscutibile, poi Zanetti rimane una bandiera assoluta. Vabbè, allora diciamo che Ibrahimovic è l'uomo partita, dall'altra parte mi è piaciuto molto Cozza che è uscito, l'abbiamo già disegnato tutti così, l'arbitro è stato bravissimo, i due assistenti anche loro bravi, nessun errore arbitrale, sei contento? Abbiamo rivisto, sono contentissimo, abbiamo rivisto l'intervento di Cambiasso che ha toccato il pallone secondo il direttore di gara e dunque tutto regolare in questa circostanza nonostante le proteste di Orlandi. Che sta succedendo? Ah, Giulio Cesar sta litigando. No, c'è il sorriso per Giulio Cesar, mentre Mourinho lo continuiamo a vedere molto in clima partita, adesso però sorride e ci smettisce subito evidentemente. Ma probabilmente Maicon lo conosce molto bene Giulio Cesar, perché è corso dall'altra parte, da là, è venuto a calmare Giulio Cesar perché stava discutendo con l'arbitro. Tanto problemi per Brienza, si è fatto male a spalla? A spalla, credo nella ricaduta, davvero non fortunata la regina quest'oggi. Anche dal punto di vista dei cartellini, insomma, sono arrivati questi cartellini fastidiosi per Valdés e per Barilla. Noi possiamo soltanto dire che lo spirito che abbiamo visto in campo, l'attitudine, la mentalità che ci ha messo la regina, comunque lascia pensare a una squadra ancora viva, ancora in grado di poterci credere almeno fino alla fine. Certo, poi gli errori sono stati gravi, soprattutto in difesa, la fragilità difensiva, sì, perché l'attacco ha creato occasioni da gol, non sono riuscito a concretizzare, però ha giocato bene, non diciamo la verità. Proprio la mentalità di Orlandi, comunque è sceso in campo con una squadra che voleva far gioco, che ha costruito quella prima occasione quando si era ancora sullo 0-0, con la sorpresa di Adejo per dare comunque più peso all'attacco. Intanto attenzione, palla buona per Sesto, che prova, non è finita, cambia completamente lato, Krajcik tiene in campo il pallone, Barreto, ancora lo scambio volante. Sul piano dello spirito, una squadra sotto 3-0 contro l'Inter, in difficoltà, che però continua a provare, è già un segno di positività. Certo, poi sì, adesso bisogna cominciare a vincere le partite. La regina non vince, ve lo ricordo, dal 23 novembre, regina Atalanta, poi 9 pareggi e 7 sconfitte con quella di oggi. Balotelli, chiusa l'azione dell'Inter, palla che termina in out, rimessa a disposizione dell'Inter, tra l'altro insomma interessante anche sentire Ibrahimovic, non solo perché uomo partita Sky, ma anche per capire se è passato il mal di pancia, perché qui a forza di gol magari il mal di pancia passa, insomma. Questo è un compito difficile per i nostri bordocampisti, sì, ma appaventi Nebuloni sono bravissimi, se la caveranno alla grande. Montari viene fermato, buono il suo possesso di palla, quindi Santon prova ad andare verticalmente verso Maxwell, anche per lui questa è un'occasione, pochi minuti, una partita tutta in discesa per dimostrare ovviamente il suo valore, anche se ieri Mourinho ha detto con chiarezza, insomma, l'unico problema è l'esplosione per lui, è l'esplosione di Santon. Per il resto Maxwell rimane un ottimo giocatore. Ha una bella prospettiva, un giocatore che c'ha Santon davanti, un Maicon giovane anche, cosa può sperare, che cosa? Di andare via.
Ibrahimovic. Ecco Maxwell, palla verticale verso Vinna, che ha dormito. Il gioco però è fermo, posizione di offside. Ha dormito perché lui ha visto chiaramente che ecco Maxwell stava dando la palla, ma lui era già in fuorigioco, eh? Non è che è andato in fuorigioco, era già in fuorigioco. Disattenzione da parte del colored giocatore dell'Inter. Possesso di palla per Balotelli, altro colored, hai detto tu. Balotelli prova, pallone che viene deviato, Muntari insiste, Muntari non è giornato, non è giornato Muntari, scusa, non è, non sei fissato con questa cosa? Sì. Muntari ha fatto tanta quantità in mezzo, non è stato sempre preciso al massimo, ha corso molto, molto fumo, mentre intanto qui, se non ho visto male, Ibra ha avuto qualcosa da dire a Balotelli, insomma evidentemente è una sorta di tutor in campo, mette sul piatto la sua esperienza, la sua straordinaria qualità anche nell'aiutare i giocatori più giovani. Finisce qui, non c'è bisogno di recupero, l'Inter è a più 7, manda un altro segnale troppo facile quest'oggi con la Regina, che ci ha provato ma che ha pagato carissimo gli errori compiuti. 3-0 Inter dunque, Supersport.